Agiata Ginoble, il talento e la tenacia con cui ha conquistato l'attenzione del mondo, portando sempre con sé origini e senso di appartenenza della nostra terra. In Sud America lo chiamano il principe d'Abruzzo, il suo talento ha attraversato le frontiere di moltissimi paesi. Ha duettato con artisti del calibro di Placido Domingo, Andrea Bocelli, vinto il Festival di Sanremo a 20 anni, eppure i suoi occhi conservano stupore nel ricevere un premio dalla sua regione. Il 9° premio Dean Martin è stato consegnato nelle sue mani questa mattina a Pescara, in una sala gremita di fan e ammiratori che sin da suoi esordi hanno visto in Gianluca Ginoble la rappresentazione dell'umiltà gentile e del talento. Io sono cresciuto non solo ascoltando la musica pop classica da Andrea Bocelli e Pavarotti, ma ho anche un'altra grande passione che è Dean Martin. Sono cresciuto ascoltando le sue canzoni, non solo, ma anche quelle di Frank Sinatra, di Perry Como, altro abruzzese. Ma io credo che comunque la musica americana sia un'evoluzione della musica italiana, no? Perché i più grandi interpreti sono di origine italiana. Scherza, intona qualche pezzo di Dean Martin tra lo stupore dei presenti, firma autografi, scatta selfie e regala emozioni a chi timidamente prova ad avvicinarlo. Quando ci sono migliaia di persone che sono lì per noi, giustamente, per il volo, a volte nemmeno ci credo che nella vita si possono raggiungere cose che anni fa sognavo. E sono davvero felice. Delle persone come voi che apprezzano la mia voce, la nostra voce e le nostre canzoni. Gianluca, a lui va il merito di aver portato l'Abruzzo, l'italianità, la canzone italiana nel mondo. È un grande testimone dell'Abruzzo e soprattutto noi lo consideriamo davvero l'erede di Dean Martin. Lo attendiamo prossimamente, nelle prossime edizioni, proprio nella serata di gala. E magari ci canterà proprio una canzone, esatto, di Dean Martin. Magari la prossima volta canteremo That's Amore tutti insieme, proprio That's Amore, detto così, proprio all'americana. La scena più bella si compie davanti agli occhi di tutti quando una piccola paziente oncoematologica si dirige verso di lui e gli consegna un coloratissimo mazzo di fiori. La sua reazione fa scattare l'applauso di tutti.